11 km di corsa podistica con partenza dall'impianto AISA di San Zeno. Questo il percorso della gara Green Trail Zero Spreco. E via, forza ragazzi, buona corsa a tutti! È stata una vera e propria ripartenza nel segno dello sport, della salute e della voglia di ritrovarsi. Circa 300 infatti partecipanti arrivati da tutta Italia. Vuole essere un segnale di ripartenza, di ricominciare una serie di attività importanti e parallele alla vita di questi impianti che hanno sempre necessità di essere visitati da più gente possibile perché compresi. Una volta erano inceneritori, non lo sono più, sono centrali di recupero totale, quindi mettono avanti tutte le forme di recupero e la linea del fuoco a questo punto va in coda, serve solo a non far migrare su camion i rifiuti verso lidi lontani. Si tratta di una gara particolarmente impegnativa, soprattutto nel tratto del crinale che collega le colline di San Zeno a quelle di Agazzi. Abbiamo visto che le risposte sono state positive perché poi abbiamo atleti che vengono dalla Romagna, dall'Umbria, quindi da diverse parti diciamo del centro Italia che probabilmente hanno assaporato positivamente questa nostra iniziativa. La salute e il rispetto dell'ambiente è dunque ancora una volta l'obiettivo di Zero Spreco. È un'iniziativa come tutte quelle che sta facendo questa azienda che come vedete porta molto successo, il tutto ovviamente finalizzato a far conoscere questa realtà che è una delle migliori realtà nostrane e i suoi obiettivi.